C'è gente che va al cinema e piange. Mi hanno detto, dai, vatti a vedere Titanic. Giù ci devi andare. Fa piangere. E ci stanno donne che pensano che quella è la realtà e misurano il film col proprio uomo. Ha guido la parte della musica e misurano il film col proprio uomo. Eccola. Il Titanic. Ma sta a vedere. Ti fa piangere. Perlomeno vedi le cose. E c'è un pezzo, non so se hai visto il Titanic, lei che si vuole ammazzare. Adesso mi butta di sotto. E arriva lui che non la conosce, e dice fermati! Se ti butti tu, mi butto anch'io. Ma che cazzo serve? E le donne dentro il cinema, vedi? Tette se ne si è buttato per me. E noi deficienti. No, ma sarei buttato. Se butti dal Titanic, prima che arrivi giù, te mori di fame, minimo. Lei voglia morire. Adesso mi ammazzo. No, fermati. Adesso io mi tolgo le scarpe e vengo giù con te. L'acqua è fredda. E il film inizia che lei si vuole ammazzare, eh? Lui la vuole salvare. Quando affonda il Titanic, lei che vuole morire, sulla tavola, o stronzo in acqua. Che cazzo serve? E lui che gli dice, ho il culo gelato. E lei gli dice, meglio il culo gelato che in gelato al culo, no? Non è che gli dice, sali 5 minuti. No, sta lì, me vuoi bene, fallo salire, poraccio. Lui sta lì col ghiaccio in testa, l'avete visto? Se in testa c'è il ghiaccio, il pisello è in calippo. Col ghiaccio in testa. Che... Oh. E la gente pensa che aria alza, vedi? Guarda, sono 2 volte che la sarba. E poi c'è quella scena così, che lei sta così. E lui dietro gli dice, ti sembra di volare, perché gli appoggiavo un cielo, no? E gli dice, ti fidi di me? Sì, e fai male. Hanno tagliato e ci hanno fatto vedere, ti sembra di volare. Ah, poi la cosa bella, grazie maestro, la cosa bella quando lui sta affondando e affonda, visto, scende così, lei trova un fischietto nell'oceano e fischia. Arriva un canotto col faro e fa una domanda intelligentissima. Qualcuno è vivo? E c'è uno col ghiaccio in testa, ma dietro! Signor Sargo! E poi si avvicina e dice, puoi salire? No, famosa una chiacchiera, ma vaffanculo, vai! E c'è gente che lì soffre, piange. Sto film è da paura. Poi c'è quella scena bellissima che lui ha le manette legato con l'acqua fino a qua, ormai non c'è scampo, e gli dice a lei, prendi l'accetta. E lei, che ce devo fa? È data in faccia, che ce devo fa? Avanti, prova con l'armadio. Lei prende la mira, buh, si è sbagliata in metro e mezzo. Lui fa, vai a culo, che è meglio. Si mette così, lei chiude gli occhi, buh, rompe le manette, si è alzato tutto il cinema. Ma vaffanculo, 200 ce l'hanno fatto, se può fare, se può fare, se può fare, si sono rimessi. Grazie.